Ci siete? Come abbiamo fatto a perderci? Ma eravamo... Aiutatemi! Oh! Vabbè. Ma no! La pistola la conserviamo per quando vogliamo sparare alle lattine. No, è morta off screen? Qui non c'è nessun mostro! Quella cosa ha ucciso una nostra amica. Di colpo è sparita. Per sempre. Capisco cosa intendi. Resta qui. Cerco aiuto. Cazzo! Stanno morendo esattamente come sono morti negli anni 70. Angela annegata, la ragazza impiccata e lui infilzato da... dal cancello. Eccola lì! Giustamente è sospeso da una corda, quindi può... È quella che ci segue! È sospesa da una corda, effettivamente può andare dove vuole. Forse siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. È un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo. No. Non si tratta mica di un vampiro. Ma i vampiri non entrano nelle case, è deficiente. Basta non invitarli. Non è che non entra nelle chiese. Guarda questa ignoranza proprio, eh? Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. Sembrano più di uno. Fantastico. Aspetta, leggiamo qua. Ah, sono illeggibili. Però se io faccio così... Ah! Lazarus. Cioè, quando muore uno ne nasce un altro? Ma come cazzo funzionano? Ah, no! Bastava leggere l'intestazione. I pastori di Little Hope. Giustamente. Morto un papa, se ne fa un altro. Sì, è stato cancellato il Carver. Bussano. No, no, cancellato. Ah, morto. Magari è morto cadendo su un cancello. Può essere. Può essere. Io lo terrei così. Che paura. Ma che cazzo? Il cancello. Andiamo, non si sta mai attenti qua, eh. Correte. Ma basta di nuovo sta cazzata. Nascondiamoci, presto. Non l'affronto. Bisogna affrontare i propri demoni. Ha preso o mi ha morso? Non ho capito. Muoviti, Daniel! Continuano a correre per 10 metri e poi fare... Ah, ah, sono salvo. Ma no, hai corso per 10 metri! Con quale pretesa pensi di stare bene? Coraggio! Dobbiamo aiutarla ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci. Cosa? Taylor è nei guai! E noi no? Daniel! Si è persa tantissimo. Sei tu? Non vedo niente. Ma che scelta è? Sempre a destra. E sei tu? Io sono qui. Ecco. Taylor! Mi ha dato di culo. Che bello rivedervi. Non ci speravo più. Con le mani. Ah. Qui siamo ancora in pericolo. Ma no... Sono ancora lì davanti alla chiesa. Hanno corso in tondo. Com'è possibile? Dobbiamo adesso andare. Si gira e c'è la chiesa lì. Non fermatevi. Cos'è no, quella roba là? Riposiamoci. Scusami, nessuno nota quella cosa? Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Andiamo via. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Come con Angela. Ok. Che facciamo adesso? Non lo so. Tutto bene? Stavo pensando a Mary. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina? Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Anche io. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Magari il luogo della resa dei conti. Famoso luogo della resa dei conti. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Ok, ma allora come la fermiamo? Non sappiamo neanche se esista. Dobbiamo provarci. Dobbiamo provarci. È Mary la chiave di tutto questo. Ne sono certo. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Una pistola. Quel mostro è tornato per finirmi. Ok, ok. Per me è Angela che torna. Aspetta, la visuale libera. Avanti, è vicino ormai. Spara. Anva là, non gli sparo. È palesissimo qualcosa che non è. Guarda che Angela. Ma non ho sparato! Ma non avevo neanche le mani sul pad! Ma non volevo! Ma...
Ma non ho sparato, ragazzi, non avevo le mani sul pad. Oh, ero qui apposta, ce l'ho appoggiato. Era ovvio che sarebbe stata Angela. Ma scusami. No. Ogni decisione cambierà la trama, dipende tutto da te. Te. Ma vai a cagare, vai. Davanti al museo. E anche qui è morta senza respirare. Incredibile, ha presa la gola, bravissimo. Calmati, John. Ti prego, è stato basta. Un incidente. È tutto assurdo. Adesso me la dai, bastardo, con la pistola. Che volesse attaccarci. Ecco. Bella mossa. Ha fatto troppi danni. Avrei dovuto togliertelo prima. Che palle! Io, che palle! Ancora il cancelliere? Ma poi come fanno a non vederlo e a non sentirlo? Che cammina lento, fa un rumore della miseria e zoppica. Professore, ci sei? Vi siete seminati a vicenda. Che nebbia. Dove diavolo siete? Guarda te che l'ha impiccato. Ma guarda te che l'ha impiccata. Aiuto lui che magari mi dà una mano ad aiutare lei? Aspetta, devo aiutarlo! Vabbè, ma spostati! Ma perché è squarciato? L'aveva preso? Ma è la lingua? Taylor, resisti! Perché ha preso il sasso? Ok, pensavo volesse tagliargli la lingua col sasso. Stanno accadendo cose! Forse comincia a essere evidente, non è vero? Sigari e carte. Birbone. Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate e finora solo un'anima perduta. Non è colpa Forse mia. Il nostro peggior nemico alberga dentro di noi. Mi ero raccomandato di fare attenzione a l'arma. Qualcosa di sinistro. Però, perdonami, è una stronzata. Lui praticamente mi ha detto: ah, vedi ad aver raccolto la pistola ed essertela tenuta? È colpa tua se è morta Angela. No, il cazzo, è colpa del gioco che mi ha costretto a spararle. Io avevo poggiato il pad e non avevo intenzione di spararle. Forse, se riusciamo a salvare i nostri sosia dall'esecuzione, sopravvivremo anche noi. Il mostro cercava me quando la mia sosia è morta. Lucciole. Ma lui non era squarciato qua? No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary. Scusa, ha appena visto un fantasma uguale a lui? A causa del suo ruolo nei processi. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne, ma quando dice distruggersi al rimorso, è arduo non crederle. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Sono già in otto. Il cuore ti pone in grave pericolo. Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Se la corte ascolterà, testimonierò. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. Ma si era convinto 5 secondi fa. Ma devi parlare. Little Hope è ormai irriconoscibile. Sì, si buttava in mezzo alle fiamme. I fenomeni oscuri inspiegabili sono all'ordine del giorno. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Ho capito, è il demonio. Il colpevole... Ah, no, aspetta. Il colpevole è il prete, attenzione. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, il manovratore occulto. No, ti sbagli. Come ti sbagli? Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. No, è il prete. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. No. Ciò non si discute. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Sentirmi parte della squadra. Ed è bello. Non mi era mai successo. Vabbè, dai, sì, sono contento che sei contenta di questa gita. Ma ci sono voluti demoni
e i fantasmi. Ti immagini se alla fine in realtà è tutta una mossa di marketing, tipo collaborare, di quelle, i raduni aziendali, quelle cagate lì. Avrebbe fatto comodo un... come si chiama? Ma Angela l'hanno sepolta? Un chierico. Cazzo! Non sapevo ti piacessero i videogiochi. Ci sono un sacco di cose che non sai. Dobbiamo andare. Ancora! Taylor! Lickitung di sto cazzo! Aiuto! Daniel! Taylor! Dove sei? Sì. Ma di nuovo. Tieniti forte! E non mollarmi per nessun motivo! Eroismo! Lasciami, mettiti in salvo con gli altri! Oh, che schifo! Ma no, ma piuttosto mi faccio ammazzare. Piuttosto muoio. La cordicella. Che cazzo era quello? Ma è sempre lei! Come che cazzo era quello? Andiamo a vedere. Che male si è mossa la lingua. Usciamo da questo maledetto bosco. Parleremo per strada. Venite a vedere. Cioè, io pensavo che se l'altro diceva di mettervi la pistola, si incazzava. E diceva, faccio quello che voglio. Ehi! Oi! È tornato. È pericoloso. Presto, entriamo. Ma no, ma andiamo a parlargli. Beh, è abbandonata da parecchio tempo. È giunta l'ora che io parli al giudice. Le sue parole vogliono tradire la verità. È compito mio decidere il vero. Abraham e Joseph sono complici in questo inganno. E vi ricordo che solo ieri avete condannato Joseph a morte. La corte ringrazia il reverendo Carver che ha sfidato il demonio per fornire le prove. Tuttavia, questa corte è tenuta per legge a cercare la verità. Mary ha dato chiara prova di grande forza nel denunciare il male. Eppure, nonostante abbia svelato una pericolosa congrega, viene infangata. Il suo coraggio è in dubbio. Ma dobbiamo appurarne le intenzioni. Anche perché sono morti solo quelli che ha nominato lei. È stata affidata a questa innocente. Ma sapete che mi stavo chiedendo anch'io come mai c'è un asiatico in America nel 600? Fine 600, quello che è. Chi proponete come tutore, reverendo? Io posso assumermi la responsabilità. Però è probabile, non lo so. Se la corte approva. La corte ascolterà le parole di Abraham e solo in seguito prenderà una decisione. Bene. Che cosa devo fare? Secondo alcuni dovrei accusa il prete, Mary, ma il prete. Può una bambina essere tanto malvagia? È difficile. Mary è una bambina. Mary è tormentata. Le apparizioni che ha visto l'hanno straziata, minando nell'innocenza. Alcuni affermano che sia complice di queste creature, ma nessuno ne è certo. Io meno di tutti. Chi mai potrebbe decifrarne la giovane mente? Mi accusi di non essere in grado di distinguere la verità? Chiedo perdono. Non insinuerei mai questo. Non ho tempo da perdere. Per oggi ne ho abbastanza. Di te e del sacerdote. Non avrei concluso. Ti ho concesso fin troppo tempo. Inoltre, Mary sarà affidata alle cure del reverendo Carver. Ora puoi andare. C'era di nuovo il sosia di Andrew. Ha detto al giudice che Mary è innocente, che è una vittima anche lei. No. Male. Molto, molto male. Non so se ho fatto la cosa giusta. Ma almeno ora sappiamo di poter influire sugli eventi. Che succede? Sentito. Veniva dal basso. Dobbiamo andarcene da qui, ora. Bestia, ma che cazzo di animale è? Ordine cancellato? Pesa molto. Messo sulla cassa. Andrew, muovi il culo, mi serve una mano. Bene. Per... Dai, forza! Wow. Oh merda! Potevano arrampicarsi, Daniel. Fare un altro... Cioè, stai veramente bene. Serviva? Ma come può morirci? Afferrala! Sì, sì, lo ammazziamo noi col tubo. Dai vedere. Mi sembra la cosa più scomoda del mondo. Correte! Cazzo! Non l'avevo neanche io intesa così quella frase. Non,
pensavo si lasciasse andare. Non era mia intenzione farglielo fare. Daniel, sei lì sotto? Daniel! No. Facci sapere come stai! Telefona, eh? Quando arrivi, a mamma! Andiamo, prima che succeda qualcosa. Daniel! Dove cazzo sei? Rispondimi! È già arrivato, Daniel? No, ancora non c'è. Ma che cazzo ne sei? Ma per quanto ne sappiamo è morto. Daniel è uno in gamba. Ci raggiungerà. Ma sulla base di che cosa? Daniel, dove sei? Andrew! Ehi! Cavolo, che bello vedervi. Vale anche per me. Bentornato. Io pensavo di averti perso. E invece... Dovrai sopportarmi ancora. Mamma mia. Quello chi era? Sì, forse era Andrew bruciato, però boh, non ho capito. Wow, quanto odio. Lasciato il signor Clark all'uscita della centrale di polizia di Little Hope, il triste caso di casa Clark può dirsi chiuso. Gli astanti hanno assistito ieri al rilascio di Anthony Clark, unico sopravvissuto alla tragedia. Ah, quindi non è morto. Incolpato dell'incendio, Clark, che era stato trovato in una scena con una scatola di fiammiferi in mano, quando Clark ha lasciato il commissariato, qualcuno ha sentito dei passanti e brucia all'inferno. Ma lui si era rituffato dentro, però. Nella nebbia. Visto? Si è salvato alla fine, ma buon per lui. Può succedere di tutto. Occhi aperti. Occhi aperti. Poi con la Colt... No, l'ha buttata via perché è stupido. Ciao! Si attacca sempre, si attacca. Ma perché gli altri si attaccano a lei che si attacca? La tua esistenza è una minaccia per Little Hope, Joseph. Preparati a morire. Joseph, rinunci al diavolo e ai suoi dettami. Non sono un servo del demonio. La città è corrotta dalla follia. Per colpa della... serva di Satana! Mary! Noi dobbiamo fermarli. Vattene! Te la spacco questa bambola! Te la spacco! Guarda! Guardate! Guardate come soffre la fanciulla! Te l'ammazzo, Joseph, eh! Joseph la tiene soggiogata a Satana! Altre pietre! Ora sai! Il diavolo in lui deve essere schiacciato! Non fermatevi! Il destino di Little Hope dipende da voi! La testa! Che è successo? Ditemelo. Non ci resta molto tempo. Cosa c'è? Come si muove? John, allontanati! Martellalo! Che così vince l'orsetto. Ora basta, se colpisci scappare. La campanella! Sei impazzito? Vieni, stronzo, ti aspetto! Scena abominevole. Boom! C'è The Dressing che ci ha insegnato qualcosa, che così si trattano gli zombie. Aia! Che figo però come è fatto questo mostro qua. È molto inquietante. La mattina appena sveglio mi muovo allo stesso modo. Siamo gli eroi. Soltanto me. A lui ci penso io. Non puoi restare qui. Deve esserci un altro modo. Non fare l'idiota, vieni via. È andato. Sicuro che non è andato. È ovvio che non è andato, dai. Dove sul serio? Siamo finiti. Sembra che ci sia stato un rogo. Saluti da Miami! Buon Halloween! Questo è uno spoiler del prossimo gioco. Ok. Anche lui ce l'aveva da piccolo? Ah, eccola. Vieni qua, mocciosa! Sì, vabbè, ma che fastidio che non mi fa andare dove voglio. Andiamo su per le scale. Fare il giro. Cosa c'è da esaminare qui? Novembre del 48, attenzione. Gli sposi! Ah, ma questa è la casa! State un po' qui. Questa è la casa bruciata, ci sono arrivato adesso. Eravamo sposati.
Adesso me ne vado e mi fa vedere di nuovo quella impiccata. Avevo detto che non se n'era andato. Ma come vado su per le scale? Aspetta un attimo che... effettivamente volevo andare lì, ma non ci sono riuscito. Lettera da... il reverendo Carson, settembre 71. Cara Anne, grazie per avermi scritto di Megan. Ti assicuro che l'atteggiamento ribelle di tua figlia non è inconsueto. Ho aiutato altri genitori con problemi simili e sarei lieto di fare da guida morale anche a Megan. Vediamoci dopo la messa di domenica per organizzare delle lezioni private. Questi reverendi. Adesso guardo, non vedo niente, mi allontano e vedo quella incatenata, non so che vedo. Ah no, il cancellato, mi ero scordato del cancellato. Che cos'era? Sarà la bambina. Cerchiamola. Vai! È qui dentro. Che diavolo? Aspetta. Ma cosa avrà mai fatto? No, ha pestato una merda. No, gli ha pestato la bambola. Ah no, un disco. Ehi, piedona. Vedi di non rompermi il disco, capito? Andrew, che succede? Arma letale. Giustamente si è cacata addosso. Tutto al giudice. No, aspetta. Mi proteggerete. Dovete. Aspetta, non può essere. Assicuro tutti i presenti che la nostra città sarà libera dal giogo del diavolo. È la mia parola. Però che pettinatura straordinaria al prete. La corte è stata riunita per un motivo. Io accuso te, Mary, di stregoneria. Mary usa la sua bambola come famiglio per servire il demonio. Ce l'ho. Siamo stati ingannati da una bambina e dalla sua innocenza. Questa bambola ha causato l'ingiusta accusa di Tabitha. Ma è sempre appartenuta a Mary, e Mary soltanto. Ha assistito all'esecuzione della sorella senza proferire parola. Ma quindi tutte parola. Le kill precedenti, va bene? Bugiardo. Ora questa peccatrice, questa figlia di Satana osa scaricare su di me, un servo di Dio, i suoi crimini. Non intendevo arrecare danno alla città o agli abitanti. Potete aiutarmi? Che posso fare? Come facciamo fare, scusa? Come facciamo fare? Cosa dico? Per fermarli lo farei, ma... persino nella sua ora più buia, questa degenere continua a invocare l'ausilio del diavolo. Ti prego di farmi da guida. Ti chiedo consiglio. Dobbiamo fermarli. La vera follia si nasconde in questa corte. Carver, è lui il colpevole. Siamo stati sviati dal male. La verità è stata occultata, ma non da Mary. Non da Mary, cioè il anche... il reverendo Carver, colui che ci ha spinto a credere nel demonio. Tace. È tutta opera sua. Non ci ingannerai più. Carver non è la persona da accusare. Cosa devo fare perché a Little Hope torni la luce? Ho timore del reverendo e della sua reazione. No, perché distruggere la bambola? Non è perché... è colpa sua, non capisci? Perché la bambola dovrebbe essere... cioè, per salvarsi la pelle. C'è un tone, effettivamente, però... so cosa bisogna fare. Fermi! Che senso ha tale indignazione? Ciò che ho appena udito mi disgusta nel profondo. Dovrete rispondere di accuse estremamente gravi. Come può un servo di Dio comportarsi in cotal guisa? Cosa ha detto? Mary, come si comporta? Le tue pene sono finite. Sei libera di andare. Storti! Ingannati da una bambina! La figlia del diavolo ha ingannato voi! Non me! Io lo so! Io lo so! Sono stato tra i primi a cedere alle tue malie. Ma ora tutta Little Hope è tua succube! Non so sdebitarmi. Senza di te saremo... sarebbe bellissimo se lei fosse veramente cattiva. Sarebbe bellissimo. Colpa del curatore che ci ha sviati, però sarebbe fenomenale. Allontano responsabilità. Pazzesco, ha funzionato. O forse no. Dici? È stata di sicuro la scelta giusta. O forse vero no. Il colpevole era quel bastardo di un prete. Dovrei essere sollevato, ma... è la bambina, è la bambina. Non è così, non figo però, nulla. figo. Dai, andiamo via. Possiamo lasciare questa città. O forse no. È finita. O forse no. Attenzione! Attenzione!
Attenzione. Ah no. Ehi. E l'autista? Questo è tutta la notte. Ehi. Mi dispiace. Ehi. So che non è colpa tua. È stata dura per entrambi in questi ultimi anni. A un chilometro da qui c'è un locale, hanno un telefono. Come? Chiama i soccorsi e vattene da qui. E non tornare più. Qui non c'è niente per te. Ho capito, quindi lui era veramente lui, però non è invecchiato? Cioè, in tutta la notte, adesso glielo ha detto? E sarà qua l'autista a sto punto? Mi spiace per quello che è successo, Stan. Stan? Ah, è tutto nella sua testa, magari. Perché si sta colpevolizzando. È stata una notte da incubo per tutti. Mi affliggerà sempre. Effettivamente lui ha battuto non la testa. Non essere severo. Abbiamo vissuto un questo incubo. Lo sai, vero? Finalmente ce ne andiamo via. L'autista? Lui era l'autista! Bello! Bello! Perché si è immaginato tutto questo? Solo perché si sentiva in colpa? Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? Ha l'aria di uno un po' confuso. Eh sì, perché tornare lì non gli fa bene. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. No, è carino come hanno impostato il finale. Però non ho capito perché il viaggio nel tempo. Ma la smettete di parlare! Non è così che troveremo aiuto, e neanche una via d'uscita. E quindi qui ha incontrato effettivamente il bevitore? Ma quindi, ragazzi, scusi, non è morto nessuno! Sto cercando il nostro autista. Come? Sì, divertente. Perché non ti bevi un bicchiere? Ecco perché. Meglio di no, grazie. Devo restare lucido. È figo perché se lui era così pazzo. Sì, insomma, darci una mano. Gliene saremmo grati. Darvi una mano. Ma qui gli sparava? Perché la pistola l'abbiamo comunque trovata. Hey! Perché si è toccato il braccio poi? Dico a te, stronzo! Sì, sì, perché parlavi al plurale, certo, certo. Non ti nascondere! Ehi, calma, io volevo solo aiutarti. Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Qui non c'è nessun mostro! Ehi! Ehi! Sì, certo, non è che si è reso particolarmente utile, comunque, dicendo ehi! Ehi! E questo, così pare, è quanto. Vabbè. Per ora, almeno. Si può sempre provare di nuovo, sperando di giungere a un esito diverso. Impressionante. Quasi tutti sono salvi. No, tutti. Uno era. Quasi tutti. Tutti. Uno era. L'abbiamo trovato. L'autista. Entra. Arrivederci alla prossima. Magari buonanotte nel al deserto secchio arabo o magari in qualche altro luogo. Ma ci rivedremo ancora. Mascherina. Almeno un'altra volta. Per forza, hanno già messo in produzione il gioco, hanno già fatto lo spoiler, non possono fare a meno di proporcelo. È stato molto pesante questo gioco da finire. Mamma mia.